Sono certo che ormai la maggior parte di voi abbia visto l'accampamento di tende che è stato eretto a est di Cafarnao. Sono le persone che ci hanno seguito dalla montagna e che ora aspettano un altro sermone. Il loro numero cresce di giorno in giorno e i romani sono inquieti. E in effetti, Simone mi ha detto proprio stamattina che alcuni membri del suo vecchio ordine sono appena arrivati. Sembrerebbe quasi che stiamo preparando un esercito. Maestro. Beh, un modo di vedere la cosa. Ma ne esiste uno alternativo. Il mio modo. Il modo giusto, intendi dire. Sì, Simone. Quelle persone sono estranei che vengono da ogni parte del mondo. Non sono affatto un esercito. Non ancora. Hanno bisogno di essere salvati e voi mi aiuterete a salvarli. Non parlo di quel tipo di salvataggio. Io non posso continuare a occuparmi da solo di tutti i sermoni, le guarigioni, i compiti. Vi ho convocati tutti oggi e ringrazio Eden per l'ospitalità, perché il nostro gregge crescerà sempre più. Vogliamo che cresca per tutti i secoli dei secoli. Ci saranno sempre più seguaci e tutti quanti, come voi, avranno dei compiti e delle responsabilità. Molti di loro saranno discepoli o studenti. Io ho scelto di persona voi 12 come miei apostoli. Ci stai mandando via? Un apostolo è una sorta di messaggero. Bene che cosa significa, Matteo. È per questo che gliel'ho chiesto. Voi sarete le mie guide. E per questa missione che ho per voi, sarà meglio che vi separiate e non vi concentriate in un unico luogo. Io non capisco che significa. Devo tornare a Nazareth per un po' di tempo e mentre io sarò lì, vi incarico di partire per tutte le direzioni, due a due, esclusivamente per il nostro popolo. Tutte le direzioni, maestro? Sì, però non andate dai pagani, non ancora. Non è arrivato il momento, ma dalle pecore perdute della casa di Israele, proprio come Giosuè ha condotto le 12 tribù alla terra promessa. Lungo il vostro viaggio predicherete che il regno dei cieli è prossimo. E durante questa missione voi guarirete gli infermi e i deboli, ungendoli con l'olio. Voi dovrete esorcizzare i demoni. Voi dovrete... Che c'è? Perché mi guardate tutti in questo modo? Potresti ripetere tutto un'altra volta? Vi invierò nel mondo due a due. Lungo il viaggio voi predicherete che il regno dei cieli è ormai vicino. Guarirete gli infermi. Esorcizzerete i demoni. E questo succederà molto presto, maestro. Ah, di nuovo questa brutta parola. Ci sto arrivando, Simone. Un momento. Guariremo gli infermi. Esorcizzeremo i demoni. Per la durata di questa missione vi concederò questo potere. E un giorno lo riceverete per sempre. Mi sono perso qualche cerimonia. È questa la cerimonia? Io non sento niente di diverso. Non dovete sentirvi diversi per poter fare grandi cose. Con il dovuto rispetto, maestro, abbiamo appena iniziato a studiare. Non siamo pronti per questo. Perché mai hai bisogno di noi? Lui non ha bisogno di noi. Lui vuole noi. Grazie, Simone. Molto bene. Giovanni, se avessi avuto bisogno di capi religiosi o di studenti qualificati per questo compito, non avrei certo scelto... Penso che mi abbiate capito. Possiamo soffermarci sulla parte in cui dovremo curare gli infermi, maestro? Non prenderete niente per il vostro viaggio, tranne che un bastone. Niente pane, né bisaccia, né denaro. Nemmeno il cibo di Salomè. Indosserete sandali e non porterete una seconda tunica. Non possiamo avere una tunica di ricambio. Ma persino i filosofi cinici hanno una seconda tunica. Sì, è vero. E io vorrei che vi distingueste dai cinici.
Portano anche delle bisacce affinché la gente le riempia con monete d'argento. Invece voi non lo farete mai. Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente darete. In qualunque città o villaggio visitiate, lì trovate chi sia degno e rimanete lì fino alla partenza. E se qualcuno poi non vi accoglierà o non ascolterà le vostre parole, voi scuotete la polvere dai vostri piedi mentre uscite da quella casa. Non sprecate il vostro tempo. Hai detto se qualcuno non ascolterà le vostre parole. Quali parole esattamente? Che cosa dovremmo insegnare? Tutto quello che avete ascoltato da me. Io ho ascoltato un solo sermone. Quello è stato in assoluto il migliore. Voglio dire, non fraintendermi, sono stati tutti eccellenti. Quel messaggio non era soltanto per chi era lì in quel momento. È per tutti quelli che lo ascolteranno da oggi fino alla fine dei tempi. E come faranno, chiederete? Bella domanda, grazie per averla posta. Lo diffonderete voi. E presto visiterò anche io stesso i luoghi dove andrete voi. Quindi il vostro compito è prepararli per il mio arrivo. E così faremo in modo che in molti siano pronti ad ascoltare la lieta novella. I miracoli che voi compirete, grazie all'autorità di Dio, dimostreranno che vi mando io. E se fossimo sfortunati e ci rifiutassero sempre di continuo, magari per giorni, che cosa mangeremo? E se capitasse il peggio, come è successo a Giovanni? Ora ascoltatemi bene, tutti quanti. Non temete quelli che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Quindi stai dicendo che potremmo morire? Arriverà un momento in cui questo diventerà molto più difficile. In cui essere perseguitati sarà parte integrante del vostro compito. Quando arriverà quel tempo, voi tutti dovrete seguire i miei passi e saprete esattamente cosa significa rinunciare alla propria vita. Ho ancora molto da insegnarvi al riguardo. Ma per adesso, questo viaggio non avrà un tale epilogo. Maestro, ho ancora un dubbio. Hai detto che dovremo andare due a due. Sì, le donne resteranno qui a Cafarnao. Loro aiuteranno il gregge economicamente. Inoltre forniranno aiuto all'accampamento fuori dalle mura. E Zebedeo si occuperà della loro sicurezza. Matteo ci ha generosamente concesso l'utilizzo della sua vecchia casa, che diventerà l'alloggio dove esse soggiorneranno. Temo di non aver ancora capito. Tu vuoi che noi partiamo senza difese, senza cibo, senza rifugio? Dobbiamo andare in terre straniere. Ha detto di non avere paura. Non si può comandare la paura, Andrea. Allora io vado con lo zelota. Io sono più a rischio di tutti voi. Ottimo. Non dovremmo fidarci di lui. Andiamo, ragazzi, calmatevi. Se ci sono domande, fatele una alla volta. Io avrei una domanda. Ci ha messo poco. È più un dubbio, in realtà. So di essere nuovo. Ma, maestro, vorrei tornare a quello che stavi dicendo riguardo il non portare cibo o vestiti o affidarsi soltanto a quelli che aiutiamo. Perdonami. Ma non possiamo contare su tutti in egual modo. Ho sviluppato alcune idee su come ottenere dei profitti che sostengano la missione in modo affidabile. Lo apprezzo moltissimo, Giuda. Moltissimo. Ma per questo viaggio almeno voglio che impariate che cosa significa dover fare affidamento sul nostro Padre nei cieli, così come su quelli intorno a voi e su quelli che assisterete. Sia riguardo il cibo, Giacomo il Maggiore, che riguardo la vita, Giovanni.
Seguire significa proprio questo. E anche guidare. Maestro, anche se non proprio per questo viaggio, sarebbe il momento di nominare qualcuno che amministri le poche risorse che abbiamo o ciò che avremo al ritorno. Tu hai già qualcuno in mente? Io do il mio voto a Matteo. Lui è chiaramente il più esperto tra tutti noi. Che ci crediate o no, concordo che sarebbe la scelta giusta. Mi dispiace, non vorrei più lavorare con il denaro. Rifiuto ufficialmente. Un semplice no sarebbe bastato. Allora no. Io voto per Giuda. La sua esperienza ci farebbe comodo. Io accetto. Farei qualunque cosa. È fatta. Molto bene. Passiamo alle coppie. Simone e Giuda, a Cesarea di Filippo a nord. Andrea e Filippo a est, a Navè. Natanaele e Taddeo, a sud, nella Perea. Giovanni e Tommaso, a sud-ovest, a Giaffa. Giacomo il maggiore e Giacomo il minore. Un momento, dici sul serio? Andiamo. Possono giocarci sopra. L'umorismo disarma le persone. A ovest, alla pianura di Sharon. Matteo, con te, Simone. Che c'è? Maestro, ne sei proprio sicuro? Uno zelota e uno... Hai capito? Voi due andrete fino a Gerico. So che è vicino alla Samaria. Ve la caverete. Simone, vedi la preoccupazione su tutti i loro volti, perché tu viaggerai con un esattore delle tasse. Che cosa? Non ti abbiamo mai parlato della precedente occupazione di Matteo. Lui è un esattore delle tasse. Non è un esattore delle tasse, come tu non sei uno zelota. Ascoltami bene. Nessuno di voi è ciò che era prima. Ricordatevelo sempre tutti. E Simone, tu e Matteo sarete in grado di ricordarlo meglio di tutti gli altri. Ne sono più che sicuro. E quindi voi due farete e direte grandi cose proprio grazie al vostro passato. So di poter contare su di voi. Abbiamo finito. Ora avete molto a cui pensare. Prendetevi un giorno per prepararvi al dovere. Riceverete altri dettagli domattina. Vi aggiornerà tutti Simone. Shalom, amici. Shalom. Shalom. Andrà tutto bene. Sono un po' preoccupato. Tutto a posto? Sì. Sicuro?